voglio presentare un'altra risorsa per la nostra città, un'altra persona veramente importante che rappresenta un'associazione Solidarte di cui tutta la gente della città di Latina dovrebbe essere opportunamente informata. Allora, Giuliana Bocconcello è la presidente di Solidarte. Buonasera a tutti. Chi meglio di te ci può raccontare di questa bellissima iniziativa? Dopo questa vista di questi talenti preziosi mi trovo quasi in difficoltà. Noi abbiamo avuto l'onore e il piacere di essere ospiti del Festival Pontino del Cortometraggio. E abbiamo portato qui, visto nell'atrio, la prima biennale che è sorta a Latina nel 2010, che si titolava 78 artisti per 78 opere. E per chi è venuto a visitarci a dicembre del 2010 c'erano 6.240 opere esposte. Una cosa veramente notevole, bellissima, un'idea favolosa, perché questi 78 artisti dovevano produrre delle tessere grandi quanto? 15 per 15, ma produrne 78. E tutto il garage Ruspi era pieno di questi colori, di questa varietà, di questa espressività diversa, che non sembrava neppure di stare a Latina, insomma. È stata veramente una bellissima manifestazione che deve assolutamente tornare, e noi confidiamo nella grinta di Giuliana Bocconcello e di Solidarte, perché questa città merita che vengano realizzate queste cose, perché di artisti ce ne sono tanti. Volevo parlarvi brevemente dell'associazione Solidarte, perché cioè, al di là che io sono qui, ma sono qui in qualità di presidente dell'associazione, ma con me e prima di me ci sono tante persone che collaborano a Solidarte e fanno sì che Solidarte sia viva e sia sempre più pronta, diciamo, alle sfide artistiche e culturali della nostra città e non solo, anche fuori provincia. Quindi Solidarte è formata da un gruppo di giovani e meno giovani, e all'interno di Solidarte sono nati anche dei movimenti, il movimento Fare Parte, che appunto raccoglie, diciamo, le nostre risorse, e tra queste risorse poi vi parlerò anche di questo premio, di questa esposizione che c'è lì nell'atrio. E siccome Solidarte è comunque un'associazione che ha, diciamo, le porte aperte, così come è nata la nostra città, senza mura, collabora spesso con altri movimenti. Noi abbiamo questa collaborazione attiva anche con il movimento filosofico reazionalismo di Tonino Mirabella e Michele Catalano, e quindi ci sentiamo vicini a loro anche nel poi produrre e generare idee per la nostra città. Noi come associazione, dopo i 78, abbiamo voluto riprendere anche degli spazi artistici nella nostra città, quindi ci è venuta questa idea dell'occupazione artistica bimestrale che si svolge a Latina in Piazza del Popolo, quindi questa è un'altra iniziativa di Solidarte. E ovviamente dopo il successo dei 78, il 78 è stata una mostra eccezionale, come diceva Meredrigo prima, abbiamo visto nella nostra città più di 5.000 visitatori, quindi immaginate, insomma, che quanto è stato per noi gratificante questo nostro sforzo. E alla luce di questo, quest'anno, alla fine di quest'anno, ripresenteremo la seconda biennale, che è intitolato 80 artisti per 80 anni, e quindi ci saranno 6.400 opere esposte, e questa biennale, come la prima, è dedicata al nostro carissimo fratello maggiore e amico artista Sergio Bani, quindi ci sarà la seconda edizione del premio. Sto dicendo del premio perché nel 2010 ci sono stati 4 giovanissimi premiati, perché la nostra città, insomma, io con orgoglio, ma tutti coloro che lavorano in questa città, altre associazioni,
che promuovono cultura, insomma, spingono, perché noi siamo i fratelli maggiori, quindi dobbiamo assolutamente dare spazio e far sì che questa città venga conosciuta anche in altri luoghi, non soltanto qui tra le nostre pianure. Quindi questi quattro artisti nel dicembre 2010 hanno ricevuto il primo premio Sergio Mai. Io ho il dovere di naturalmente di dirvi chi sono, stanno esponendo appunto qui al Teatro Moderno. Quindi il primo premio Sergio Ban è stato dato a Marella Montemurro, che è un'artista della fotografia, a Lorenzo Farina, poi c'è stato un premio speciale Sergio Ban dato a Mariana Lanza e a Fabrizio Buonanni. All'interno di questa rassegna Solidarte, siccome si occupa, poi spenderò altri due minuti per spiegarvi che cosa poi fa in effetti Solidarte si occupa anche moltissimo del sociale, del modo diverso di fare cultura, il modo diverso anche di partecipare a, diciamo, a un campo anche di partecipazione lavorativa nella città, che è quella fetta speciale, io dico, dei diversamente abili, diversamente artisti per quanto riguarda noi, perché noi abbiamo collaboriamo con molti laboratori, sono questi ragazzi, e qui abbiamo un gruppo dei premiati Sergio Ban, del premio arte Sergio Ban, che sono i DAD, i diversamente artisti della Diaforà, quindi non so se tra il pubblico c'è qualcuno di loro. E questa esposizione che voi avete potuto ammirare è un'esposizione che anticipa un po' il tema della Biennale di quest'anno, che avremo a dicembre. Il tema è Latina possibile, che hanno sviluppato i nostri giovanissimi qui. Quindi è interessante anche leggere la loro traduzione poi di quello che hanno fatto dal punto di vista artistico. E dicevo che questo anticipa un po' il tema della Biennale di dicembre, perché questa Biennale quest'anno avrà un tema che è quello dedicato alle comunicazioni urbane. Quindi il titolo precisamente è LT, come se fosse una targa, LT 2012 comunicazioni urbane. Questo per quanto riguarda l'aspetto artistico più grande che coinvolge la nostra città. Noi come Solidarte ci occupiamo, lo dice anche la parola, insomma, il nostro motto è solidarietà nell'arte e solidarietà con arte, intesa con eleganza, con attenzione, quindi farla, diciamo, con professionalità. Come vi dicevo, appunto, abbiamo nel nostro staff professionisti e appassionati che solo con passione, come succede anche qui al Festival Pontino Cortometraggio, riusciamo insomma a tirar fuori le nostre energie, sperando che ci sia un futuro migliore non solo qui nella nostra città ma in tutta Italia, quello mi sembra. Noi abbiamo accettato questo invito e abbiamo anche proposto al Festival Pontino Cortometraggio una targa, perché ci faceva piacere donare una targa, e abbiamo pensato di donarla alla miglior fotografia. E questa è però una targa speciale, perché non solo per il valore che noi, insomma, vogliamo dare alla miglior fotografia, ma per il contenuto di questa targa, per questa targa conterrà un'opera speciale che è realizzata da un artista che la settimana prossima esporrà, farà la sua prima mostra, perché è giovanissimo, in Pinacoteca Comunale, e il suo nome è Ettore Balduzzi. Noi abbiamo pensato a questo premio perché c'è un collegamento tra la fotografia, tra chi vede attraverso l'obiettivo e chi invece sente attraverso il rumore e l'odore. Ettore ha, diversamente da noi vedenti, quella dote preziosa del sentire il colore e di sentire anche attraverso il battito del cuore di chi gli sta accanto il colore della persona. E noi abbiamo pensato che questo potrebbe essere il regalo più bello che un artista, l'artista poteva ricevere da parte di Solidarte. Credo di aver detto tutto. Siamo tutti incuriositi ora da questo premio. E questa sarà una sorpresa, perché domenica la vicepresidente Rita Silano consegnerà
il premio. Grazie. Grazie a voi. Grazie Giuliano. E grazie a tutti quelli di solidarietà, della solidarietà, che senza di loro solidarietà non sarebbe qui con voi. Grazie. Grazie. No, grazie.